Ciao a tutte, oggi facciamo un video di prodotti nuovi. Non c'è stato nessun video sabato perché ho fatto il vaccino venerdì e non stavo molto bene. Ed è stata una cosa un po' improvvisa perché hanno iniziato a farli a tutti quanti il mercoledì. Ho prenotato il giovedì e mi hanno chiamato per il venerdì, quindi non pensavo fosse così veloce. E quindi non mi sono organizzata prima, altrimenti avrei registrato un video un po' prima. E quindi ve li faccio vedere adesso. E niente, sono ancora un po' stanchina, quindi portate pazienza. Allora, cosa ho acquistato durante il mese di marzo? Per quanto riguarda prodotti beauty, corpo, capelli, make-up, ho acquistato prodotti per un valore di 0 dollari. Quindi da inizio anno ho speso solamente 28,72 dollari e basta. Il che direi che è molto 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 bene. Allora, cosa ho comprato però che non rientra in questa categoria? Ho comprato due candele. Ho comprato due candele di Bath & Body Works, c'era l'offerta ed ero senza candele. Ho preso la Peach Bellini, che ho già iniziato ed è molto buona, profuma tantissimo di pesca. E poi ho preso anche quella al limoncello, che profuma proprio di limoncello. E normalmente questa ha un costo di 24 dollari e 50. Non mi ricordo esattamente con quale promozione l'ho presa. Se era pago 1, prendi 2. Non mi ricordo esattamente. Poi, allora, ho delle altre cose da farvi vedere. Alcune mi sono state date dalle mie vicine e alcune le ho vinte. Quindi, cose date dalle mie vicine. Ho questo set di... come si chiama questo? Si chiama Ginger Lily Farms. Ho questo set di Ginger Lily Farms con delle ballistiche, ne avevo già provate alcune che mi erano state date. Ok. E ne mancano tre. C'è Cranberry, che tra l'altro ho già utilizzato un'altra volta, Peppermint Bark e Candy Cane Lane. E tra l'altro questa confezioncina è molto carina, quindi penso le otterrò. Ok, poi... sempre delle mie vicine mi è stato dato un altro set di ballistiche. Queste sono sempre di Ginger Lily Farms. Ne manca una. E queste sono fatte così. C'è una Shower Blast. Queste le avevo già provate e non sono molto buone, non sono proprio praticamente da niente. Poi c'è questa carina Candy Cane Lane Shower Bath, che è fatta un po' come una cupcake. E le altre sono Under the Mistletoe, penso di averla già avuta questa qui, Candy Cane Lane, Burnt Vanilla e Winter Wonderland. Ok, poi ho vinto qualcosa, vi spiego. Questo mese, il mese scorso, questo mese hanno fatto il... aspetta che sposto questi qua, non so come metterli. Ok. Questo mese hanno fatto il... praticamente il party di Natale. Ovviamente di solito lo facciamo intorno a Natale, però le restrizioni del momento non ce lo concedevano e quindi hanno aspettato finché si poteva fare ed è stato possibile questo mese. Quindi abbiamo fatto il party di Natale e c'erano dei premi in palio e bastava avere il bigliettino e abbiamo vinto uno dei premi. Ve lo faccio vedere, l'ho tenuto ancora qui tutto impacchettato. Eccolo qua. Vedete? Eccolo qua, qua in fondo c'è anche una bottiglia di vino, l'ho lasciata ancora qui. E adesso vi faccio vedere un po' cosa c'è qui dentro. Ho preso proprio quelle, c'erano diversi, c'erano... questo era forse l'unico che aveva tutte queste cose beauty. Poi ce n'erano molti che avevano cose da palestra,
uno che aveva cose per bimbi, e un po' erano tipo fatti con diversi tipi di alcolici. Tra l'altro, questo contiene anche, che devo ancora utilizzarli, dentro questo piccolo sacchettino ci sono dei buoni per il centro estetico della base e hanno anche un centro dove fanno solo massaggi. C'è anche un buono per quello. Allora, poi abbiamo una candela. Questa è di Essential Elements ed è la Coconut Water and Palm Leaf, quindi acqua di cocco e foglie di palma. Ok, ce l'ho fatta. Eccola qua, non l'ho ancora usata. Sa molto di cocco. Sa molto di cocco. Poi c'era anche l'elfo di Natale. Non so se avete mai visto questi elfini. Con anche gli hanno fatto una piccola mascherina. E questi qua di solito li mettono fuori intorno al periodo natalizio. E vengono acquistati di solito da chi ha bimbi perché li spostano in giro per la casa e praticamente l'elfo dovrebbe fare in modo che i bimbi si comportino bene perché altrimenti lo dice Babbo Natale e quindi andranno nella lista dei cattivi, diciamo. Poi ci sono anche dei calzini qui dentro. Ci sono quattro paia di calzini. Non so dove c'era scritto, forse qui davanti. Sono dei calzini all'aloe. Non li ho provati, che adesso ho iniziato a fare più caldino. Però sono super morbidosi. Sono super super morbidosi, molto carini. Poi ci sono questi due oli essenziali di Nature's Truth. C'è il Calming Pour e il Good Night Pour. Sono dei mix di oli essenziali. Eccoli qua. Non so se posso metterli. Diffuser, ok. Si possono mettere nel diffusore. Allora, sentiamo da cosa sa il Calming Pour. Non li ho ancora aperti. Ok, sa. È agrumato. Decisamente arancia e qualcosa di floreale, camomilla. Ah, ok, c'è scritto arancia, tangerina. Yang Yang, patchouli e camomilla. Invece l'altro è lavanda, tangerina, bergamotto, cipresso, geranio, il frankincense, che l'ho sentito ancora, e camomilla. Si sente decisamente la lavanda. Non sono molto fan della lavanda. Li proverò. Visto che sono, posso usarli anche nei diffusori, per una buona cosa. Poi ho un sacco di palline da bagno e sono sempre della marca Lily Farms. Ne ho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ne ho 6, sono sempre uguali. Le profumazioni sono Winter Wonderland, Burnt Vanilla Sugar, Cranberry, Peppermint Bark. Under the Mistletoe, probabilmente avevano preso il set natalizio, e Candy Cane Lane. Ok. Poi, vi faccio vedere anche il vino, già che ci sono, che ha questa cosa attaccata avanti. Questo è lo Stella Rosa. Questo è lo Stella Rosa Stella Berry. E questo qua c'è scritto che è portato dagli Stati Uniti, ma fatto in Italia. Credo sia fatto in Italia. San Stefano Belbo, non lo so. Poi ho due paciocchi, credo siano solo due. Due paciocchi, se non sbaglio. Sono troppo altri di imbucati. Questi sono di Earth Therapeutics, sono i Pure Gel Under Eyes. Uno è dorato e uno rosa. Ok, uno è per la pelle arrossata. Pelle arrossata, oddio che capelli. Pelle arrossata. Come si dice?
occhiaie praticamente e quando avete gli occhi un po' gonfi, sono quelli dorati, invece gli altri sono per le rughette. Poi abbiamo dei sali da bagno, questi sono gli Epsom Salt, ne ho anch'io. Sono sali da bagno e mentolio. C'è scritto che possono essere usati prima o dopo allenamento. Poi ho uno scrub di Pacifica alla lavanda, vaniglia e jojoba, 100% vegano e cruelty free. Non sento una particolare profumazione. Poi, aspettate che hanno un po' scocciato le cose assieme. Ok, di Clean Logic. Questo è un exfoliating body scrubber. Eccolo qua. Sembra una specie di spugna, però tutto attorno c'è questo tessuto. C'è scritto bisogna usarlo per tanti giorni. Poi ho un sacco di maschere. Ho un sacco di maschere. Neanche farlo apposta, l'ho beccato io questo. Allora, ho tre maschere di Pacifica. Sono tutte sheet mask. Tre maschere di Pacifica. Allora, c'è la Mattify Prep. Interessante. Questa è per fare la pelle più meno lucida. Non ho mai sentito una maschera così. Con acido ialuronico e ananas. Vitamina C, tè verde. Poi un'altra è Disobey Time, rosa e peptidi per idratazione. E questa invece è Stress Rehab con cocco e caffeina e tè verde. Poi, ok, ho tutte queste maschere qui. Sono un sacco. Ok, sono 10 e queste sono di Dio Pros Color Synergy rosse con rosa e melograno. Sempre di Dioprys ne ho altre 10 e queste sono per elasticità e idratazione al vino e sono le more queste blueberry. Ho mezzo smontato il pacco. Poi qui ne ho altre 10. Qui ce ne sono di diversi tipi. Allora, questi sono sempre di Dio Prossy. Ce n'è una e due. Ok, sono due, di due tipi, 5 e 5. Ok, allora c'è la Blooming Ocean che è fatta con Pearl Reef. Qualcosa che riguarda il mare e le perle. E questa è sbiancante e antirughe. Quando dicono sbiancante non significa che vi sbiancate, vuol dire che è più illuminante e schiarente per le macchie di solito. E l'altra è sempre dello stesso marchio, Blooming Ocean. Questa è la Coral Firming. Quindi ha qualcosa a che fare con i coralli ed è scritto questa whitening wrinkle, però dovrebbe essere più firming, tonificante.
Eccolo qua. Ecco, vi ho fatto vedere tutte le mie cose nuove di questo mese, anche se ho acquistato niente. Quindi la fortuna è stata dalla mia parte. Marcus era così contento quando hanno chiamato il numero che avevamo vinto. E, siccome praticamente si poteva scegliere su quali puntare, praticamente. E io avevo scelto, mi sa che per fare conto tondo, ne avevamo scelti forse 5 sui quali puntare, o 2 e 2, no, forse 5. E quindi io avevo puntato su 2 e lui aveva puntato sugli altri 2 e poi abbiamo deciso uno assieme, una cosa del genere. Quindi questo era uno di quelli sui quali avevo puntato io. Probabilmente, magari essendo anche un... chi ha puntato erano più gli uomini e cercavano più cose non di questo genere, probabilmente c'erano meno persone che hanno puntato su questo cesto, quindi è per quello che l'ho vinto. Però insomma, e non ho ancora toccato niente, ho ancora tenuto tutto lì perché volevo farvelo vedere. E niente, per oggi è tutto, spero questo video vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima. Ciao!